Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. 20 persone, 5 famiglie in tutto di Gragnano, tutte residenti a Via Piana e Via Sanzano, sono state evacuate a scopo precauzionale a causa di una frana che si è determinata a causa delle forti piogge che si sono abbattute nella zona la scorsa notte. Acqua e detriti provenienti dal Monte Pendolo hanno invaso Via Piana, Via Sanzano, Via Castellammare e la strada statale per Agerola. Intanto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha riunito stamattina il centro coordinamento soccorsi per la frana che ha coinvolto il costone sovrastante, come dicevamo, la statale 366 per Agerola, interessato lo scorso mese di agosto, lo ricordiamo, il costone da un forte incendio. Nella notte sono stati evacuati in via precauzionale 4 nuclei familiari nel comune di Gragnano e la situazione che coinvolge anche i comuni di Agerola, Castellammare di Stabia e Piemonte è attualmente seguita molto attentamente anche in previsione di nuove precipitazioni anche intense nelle ore serali. Per controllare la viabilità veicolare in tutta l'area, il prefetto ha disposto, a supporto delle polizie locali, un dispositivo a cura della polizia stradale e delle forze dell'ordine. Maxi sequestro di articoli scolastici falsi, oltre 120.000 addirittura pericolosi, 20 commercianti denunciati. Penne, matite, astucci, forbici, era tutto pronto per finire negli zaini dei giovani studenti campani. In concomitanza con il primo giorno ufficiale del nuovo anno scolastico, gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 120.000 articoli di cancelleria e materiale scolastico contraffatto e ritenuto poco sicuro. Complessivamente 15 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative, mentre altre 5 sono state denunciate all'autorità giudiziaria per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. Di 120.000 articoli solo nel capoluogo campano, i Baschi Verdi ne hanno sequestrati oltre 78.000 e denunciato 4 soggetti alla Camera di Commercio e uno all'autorità giudiziaria. I controlli si sono estesi poi anche alla provincia, dove sono stati sequestrati oltre 25.000 prodotti e segnalate 2 persone all'autorità giudiziaria e altre 6 alla Camera di Commercio. Tra i comuni dell'area flegrea e quelli vesuviani invece sono stati individuati oltre 17.000 articoli scolastici e di cancelleria privi della nota informativa in lingua italiana e di indicazioni sulle caratteristiche merceologiche del prodotto e sono state segnalate 5 persone alla Camera di Commercio e per altre 2 è scattata la denuncia. Ma non è stato trovato solo materiale scolastico durante le operazioni di controllo. I finanzieri, dopo aver fermato un'auto, si sono accorti che il conducente trasportava numerosi articoli di pelletteria contraffatti. Nel domicilio dell'uomo sono stati sequestrati invece, a seguito di una perquisizione, centinaia di orologi falsi. Il responsabile è stato denunciato per commercio di articoli falsi e ricettazione. I residenti delle vele gialla e rossa di Scampia, destinatari delle ordinanze di sgombro emanate per motivi di sicurezza dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non saranno lasciati soli. È quanto emerso da un incontro tra lo stesso primo cittadino, il prefetto Michele Di Bari, ed il presidente della municipalità, Nicola Nardella, con i parroci della zona. Le istituzioni, è stato ribadito, si muovono per individuare le più adeguate misure di accompagnamento che devono tenere conto delle singole difficoltà, criticità e vulnerabilità delle famiglie. Nel corso dell'incontro è stato anche sottolineato quanto sia necessario, nel rispetto della legalità, confrontarsi attraverso un dialogo aperto con situazioni umane complesse per trovare rapide soluzioni per superare eventuali ostacoli. Due anziani con le braccia legate alle sponde del letto nel reparto di neurologia dell'ospedale San Paolo di Napoli, è quanto documenta il quotidiano Il Mattino sulla scorta di un video. A denunciare l'accaduto, una persona che si è recata in visita ad un paziente 92 anni portato in ospedale nei giorni scorsi per un improvviso problema neurologico. Nel video i due pazienti sono bloccati a letto con brandelli di lenzuola utilizzate per legare le braccia alle barriere metalliche laterali. Sulla vicenda la ASL Napoli 1 avrebbe già avviato accertamenti interni.
autonomia differenziata, anche la UIL ha promosso il Firma Day. Continua la campagna di raccolta firme per il referendum per abrogare l'autonomia differenziata. In prima linea nella battaglia contro la misura voluta dalla Lega, definita da molti come spacca paese, la UIL, che ha organizzato in tutte le città italiane una giornata per informare i cittadini e per raccogliere le adesioni, dal titolo Firma Day. A Napoli oggi l'appuntamento è stato in Piazza Dante, dove era presente il segretario generale regionale del sindacato Giovanni Sgambati. È un Firma Day e qua in Campania lo stiamo organizzando in tutti i capoluoghi di provincia, qua a Napoli, a Piazza Dante, per continuare a raccogliere firme anche se il risultato ormai è acquisito. Siamo oltre le 600.000 firme tra online e cartaceo, ma noi continueremo questa campagna perché dobbiamo convincere quanto più persone a votare poi per il referendum, per abrogare questa legge, per fare un grande sì a un'Italia unita contro le discriminazioni sociali, contro ovviamente una spartizione dell'Italia, perché creerebbe maggiore possibilità di non sviluppo. Ecco perché la UIL è in campo e le forze del lavoro difendono la sanità pubblica, la scuola pubblica e il valore dei contratti. Questa legge mette fortemente in discussione questo. Siamo in collegamento con Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Campania. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Grazie, grazie a chi ci sta seguendo. Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questo autunno? Le difficoltà economiche, il lavoro che non c'è, insomma, sono tanti i temi sul tappeto per la regione Campania. Certo, si dice da anni e continueremo a dirlo, è sempre un autunno caldo. Sinceramente le condizioni generali non sono quelle più, come dire, ottimistiche, anche se onestà, l'Istat la settimana fa ci dice che c'è un aumento dell'occupazione e voglio dire sarà di buon auspicio, ma bisognerà aumentare in Campania la qualità di quell'occupazione. Poi per il resto siamo molto preoccupati sul settore automotive, perché anche stamane i giornali parlano di una Stellantis in grande difficoltà finanziaria, di mancati investimenti, e poi su Pomigliano e in Campania, dove c'è anche l'altro sito di Prato alla Serra, siamo preoccupati perché la cassa integrazione sta diventando, come dire, il leitmotiv di queste settimane. Noi abbiamo chiesto anche l'intervento di De Luca, lo fa la CGIL nazionale, i metalmeccanici unitariamente, perché la Meloni assuma davvero la, come dire, capofila di questa vertenza, un settore strategico per la Campania, e convochi Stellantis e Tavares anche rispetto al lavoro che è stato fatto dal ministro Urso, che è un lavoro che è andato su un binario morto. Non ci sono più pregiudizi, mi faccio una domanda e do la risposta. Certo, non è una minaccia quello che l'Italia paga il fatto che sull'automotive, per esempio, siamo stati l'unico paese ad avere un solo produttore, che era l'ex Fiat, oggi Stellantis. Siano gli altri investitori cinesi e quant'altro, è un tema da affrontare, ma affrontare con il governo. E all'interno di questo turno caldo è evidente che il tema delle politiche industriali, soprattutto della sanità, e soprattutto poi è un autunno che inizierà con una campagna elettorale per portare i cittadini a votare in primavera per l'autonomia differenziata, che ricordo tra qualche giorno vedrà tre regioni, Piemonte, Lombardia e Veneto, già avviare le trattative con il governo e con la Presidente Meloni per vedere quali materie e quali competenze e soprattutto quali risorse saranno affidate a queste regioni. Siamo preoccupati. Intanto prosegue anche la raccolta di firme per dire no all'autonomia differenziata, anche gli altri sindacati unitamente alla CGIL stanno effettuando questa raccolta firme, perché sicuramente per il Sud l'autonomia differenziata sarebbe un ulteriore danno. Le chiedo, la Campania vive prevalentemente ormai di turismo in grossa crescita, ma questo turismo riesce a produrre però posti di lavoro stabili? La sensazione che ho è che gira tanto denaro intorno al turismo, ma non crea stabilmente posti di lavoro. Sì, il tema è proprio questo, a proposito di crescita di occupazione. Quando vengono fuori questi dati di più, indubbiamente cifre irrisorie, ma comunque è un dato positivo, quando io parlavo di qualità, sono rapporti di lavoro che hanno la caratteristica di stagionalità, di tempi indeterminati, che hanno quella caratteristica del part-time. Oggi chi lavora 3-4 ore, o meglio, per essere un po' dissacrante,
chi viene in qualche modo regolarizzato con 3-4 ore, sappiamo benissimo l'impatto del turismo per alcune attività importanti, ha bisogno di dipendenti, di qualificazione, di più ore di lavoro, è fatta di tanti sotterfugi e di un turismo che diciamo che non è strutturale. Noi, se in questa regione, in questa città soprattutto, non mettiamo i soggetti deputati a ragionare, ci troveremo di fronte a un trend che cresce sempre. Tra qualche giorno usciranno cifre che ci fanno riflettere in modo positivo: 20 milioni di arrivo in questa regione, fatte da 13-14 milioni con gli aerei, 5-6 milioni con le crociere, tutti viaggi organizzati, ma un impatto di 20 milioni di turisti. Si ha la percezione che questo impatto non produca PIL, non genera ricchezza e genera ovviamente una risposta a questa domanda crescente fatta di precariato, di un mordi e fuggi non solo da un punto di vista di ristorazione, dello street food e quello che vediamo, ma anche di un mondo che fuggi rispetto alla cultura, al fatto di qualificare il nostro turismo dal punto di vista storico, scientifico, culturale. Ci vorrebbe davvero uno scatto, a partire anche dai sindacati, di ragionare insieme come programmare il turismo in questa regione. Certamente questo è un autunno, come abbiamo detto, complesso, come tutti gli autunni, ahimè, che insomma ci troviamo ad analizzare. Bisogna porre l'accento sicuramente sul tema sicurezza sul lavoro, perché ancora si muore ingiustamente sui luoghi di lavoro. Le regole ci sono, ma vanno rispettate, non dobbiamo aspettarci altre regole. Certo, purtroppo poi ci sono, lei fa giornalismo anche a un certo livello, delle ondate da un punto di vista mediatico, ma posso assicurarvi che in queste ore, proprio ieri, un altro agricoltore nell'Irpinia è deceduto in costanza della propria attività. È un tema oramai diventato drammaticamente quotidiano e non si affronta per come si dovrebbe affrontare, con interventi strutturali da parte della legge. Devo dare atto al prefetto di Bari che proprio nelle settimane a ridosso di Ferragosto ha fatto una buonissima operazione a cui bisogna dare continuità, e noi saremo in questa condizione di collaborazione, cioè avviare delle ispezioni a campione indubbiamente, ma anche al personale, ce lo siamo detti molte volte, ma quella operazione di deterrenza, di vigilanza può servire nell'economia che è quella di un lavoro che deve essere un lavoro in sicurezza, che guarda la dignità del lavoro e dei lavoratori, scusate, e soprattutto nella logica dei profitti, nella logica dei tempi di consegna, la velocità non possa diventare, come sta diventando, un'arma certamente pericolosa e deleteria per le attività, non solo quelle edilizie. Oramai c'è una diffusione sulla logistica, il commercio, in agricoltura. Bisogna essere costanti e bisogna che il governo ci dia una mano con una legge strutturale. La discussione, per esempio, concludo, sulla patente a punti, cioè su aziende virtuose che investono, che spendono, che ne applicano leggi, non trovo riscontro sul fatto che molti altri soggetti imprenditoriali di dubbia provenienza lavorano in condizioni senza controllo e non rispettando alcunché. Certo, insomma, c'è da dire che appunto l'attenzione deve essere massima. Una preoccupazione, credo sia anche questa del sindacato comune a tutte le sigle sindacali, che ci sarà la campagna elettorale per le, come ha detto, ricordato lei, per le regionali. Durante le campagne elettorali, insomma, passano un po' in sordina i problemi veri, perché diventa tutta propaganda. Voi sindacati, in questo momento così particolare per l'economia, con un'inflazione che insomma tiene a stento, i consumi che calano, dovete essere particolarmente attenti a salvaguardare i lavoratori. Sì, perché la discussione in questo paese che è diventata ancora più antipatica sul fatto che anche il governo e in qualche modo una parte della politica ha sempre considerato la classe politica del mezzogiorno causa, indubbiamente hanno delle responsabilità, non le nascondo, hanno, come dire, sono l'origine dei mali di una cattiva amministrazione, di non saper gestire i fondi, di non saper programmare, di non considerare ovviamente non solo la produzione, il manufatturiero, ma il turismo e i servizi come settori dell'economia che possono far crescere tutti i dati della regione. C'è molto da fare, la campagna elettorale deve vedere ovviamente anche la qualità di chi si candida, sarà una campagna elettorale, poi dovremo vedere il governo che cosa decide rispetto alle regionali, il comune di Napoli, quindi noi ci troveremo un 25/2026 in una continua campagna elettorale che deve avere, almeno dall'organizzazione sindacale, per la sigla che rappresento, al centro il valore del lavoro, della dignità delle persone e soprattutto sconfiggere le grandi diseguaglianze. C'è un tema che questa campagna elettorale tra i tanti sarà caratterizzato. Con il passare del tempo i fondi PNRR
che sono comunque fondi ingenti, importanti anche per la Campania, hanno quel limite temporale entro cui, se non si mettono a terra, come si dice, i progetti, non si avviano i progetti, noi perdiamo l'unica grande occasione di avere risorse indubbiamente importanti per la Campania, e poi dovremmo, come dire, rimangiarci le parole, perché adesso la classe politica deve dimostrare che sa utilizzare questi fondi, e soprattutto le due grandi amministrazioni, quella di De Luca e quella di Manfredi, mettendo da parte un po', come dire, quel ragionamento che è tutto napolicentrismo o meno, bisogna che queste regioni, anche per le aree interne, metta a fuoco la programmazione, che indubbiamente ha fatto passi da gigante. Poi ci fa piacere, ho letto stamane che il ministro Fitto, non sappiamo se è alla vigilia di un nuovo incarico in Europa, è pronto a sottoscrivere quel benedetto accordo sui fondi di sviluppo e coesione per la regione Campania, ricordo che sono 6 miliardi che guardano il territorio, la cultura e soprattutto anche le industrie. Allora, noi la salutiamo, le auguriamo buon lavoro, naturalmente torneremo a parlare con lei e con gli altri esponenti sindacali per fare il punto sulla situazione del lavoro in Campania in questa fase assolutamente delicata e complessa. Arrivederci. Grazie, buon lavoro. È fallito il tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro e il Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia, che proclama lo sciopero per il prossimo 20 settembre a renderlo noto, e lo stesso coordinamento che fa sapere in un comunicato che si sta battendo per il giusto inquadramento professionale. Ieri, per iniziativa del coordinamento, davanti alla sede della Corte di Cassazione, si è tenuta una manifestazione alla quale hanno preso parte quasi 600 direttori del Ministero della Giustizia provenienti da tutti Italia, una situazione, dicono, non più sostenibile. Rapina ad una gioielleria a Casoria. Secondo gli investigatori, si sono finte clienti di una gioielleria per facilitare il raid di due rapinatori che, armati di mitraglietta e pistola, hanno razziato monili e preziosi per un valore di circa 250.000 euro. Ma le due donne sono state bloccate dai carabinieri, che ora sono sulle tracce dei malviventi. In manette sono finite due donne, una 26 anni di Portici ed una 46 anni di Napoli, incensurate. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri a Casoria, nel Napoletano, in via Alcide De Gasperi, all'orario di apertura dopo la pausa pranzo. Cuore spezzato a Nisida, un'opportunità per i ragazzi, al via un progetto di riabilitazione. Realizzano gioielli e modellano ceramiche i ragazzi del carcere minorile di Nisida, e questo grazie al progetto di solidarietà e riabilitazione sociale Broken Heart, presentato questa mattina nell'Istituto Penitenziario Napoletano. L'iniziativa vede la collaborazione tra John Richmond, brand del gruppo Arab, e le due realtà che operano all'interno della struttura detentiva, l'Onlus, il meglio di te, e la cooperativa Nesis. La prima, con il progetto Nisi d'Arte, gestisce e finanzia il laboratorio di metalli con corsi formativi, la seconda invece cura il laboratorio di ceramica. Si tratta di iniziative finalizzate a migliorare le condizioni economiche, sociali e formative di tanti ragazzi posti ai margini della società. Ai lavori hanno preso parte Mena Marano, CEO del gruppo Arab, e Gianluca Guida, direttore di Nisida. Credo che sia fondamentale dare sostegno a queste iniziative, perché al di là di fare impresa bisogna in qualche modo rendersi conto di che cos'è, cosa sono queste realtà in cui si cerca di riabilitare i ragazzi e dare un messaggio di speranza e di ottimismo, perché è difficile per ragazzi che vivono in questi contesti pensare che ci sono delle opportunità diverse. In realtà non sono in assoluto dei mostri, sono anzi dei ragazzi che, messi nelle condizioni giuste, possono tornare ad essere dei ragazzi utili per la collettività, ma soprattutto degli elementi di crescita per la nostra comunità, e su questo noi vogliamo puntare. Ulteriori dettagli le ha forniti Fulvia Russo, presidente della fondazione Il Meglio di Te Onlus. I ragazzi rispondono bene e sono molto contenti di fare questo lavoro e di iniziarsi a un lavoro, perché i ragazzi con questo a loro manca, quindi è quello di cui hanno bisogno, ma principalmente loro hanno bisogno di essere sentiti, ascoltati ed assistiti.
Riparte da oggi il servizio ferroviario sulla linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana, ma non mancano i disagi per gli utenti, come sottolinea l'EAV, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, per il persistere dell'interruzione sulla tratta Napoli-Volla a causa dei lavori trennali ad opera del Comune di Napoli presso il centro direzionale. Le corse della linea effettueranno quindi il percorso Baiano-Volla, San Giorgio a Cremano-Napoli. Necessario dunque un cambio treno per chi da Baiano volesse raggiungere il capoluogo campano. 24 tassisti abusivi sono stati individuati dai carabinieri a Pozzuoli nel corso di un'operazione di controllo condotta con la collaborazione della polizia locale. Sono stati individuati nella zona, intorno al porto, alle strade che circondano il Rione Terra e lungo il litorale di Licola. Campania Teatro Festival 2024 nel segno dei battiti per la libertà. Il Campania Teatro Festival edizione 17 si farà nonostante i tagli alle sezioni e la riduzione del budget provocato dal mancato trasferimento dei fondi di coesione alla Regione Campania, ente che comunque ha voluto confermare la kermesse, la cui direzione artistica è affidata ancora a Ruggero Cappuccio, stanziando 2 milioni di euro a cui si uniscono altri 500.000 del Ministero. Lo slogan di quest'anno è Battiti per la libertà, nella nuova collocazione dal 21 settembre fino al 15 dicembre. Un'edizione importantissima perché è un'edizione fondata sulla libertà, sulla necessità del dialogo, è un'edizione che privilegia le giovani generazioni di autori, di registi, di attori, è una edizione che ha una corposa rappresentanza del mondo dell'arte al femminile. Un'edizione che ha a cuore la salute mentale dei cittadini. 40 gli spettacoli, molti al debutto, di cui 8 internazionali con grandi nomi che faranno tappa a Napoli. Bob Wilson, Jan Fabre, Euripides, Lascaridis, Nat Randall e Anna Brecon, Patrick Blencarn e Milton Lim, Luciano Rosso, Antonio Latella con Maria Callimani e una giovane compagnia greca. Organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, il Campania Teatro Festival inizierà con uno slittamento di 3 mesi rispetto all'abituale collocazione. Non ci saranno appuntamenti quindi all'aperto, ma tanti teatri e gli spazi coinvolti a partire dal Nazionale Mercadante ed in Regione. È in arrivo sull'Italia un ciclone polare che porterà un abbassamento delle temperature, piogge e vento. E quanto annuncia il sito meteo www.ilmeteo.it, nelle prossime ore si vivrà un generale calo delle temperature durante una fase acuta di maltempo che colpirà inizialmente il nord-est e il nord-ovest. Poi la perturbazione scenderà anche al sud e dal pomeriggio maltempo in modo anche intenso con violenti rovesci anche Lazio, Campania e Sicilia. Forte vento anche in Campania, una situazione che porterà anche a un calo termico nella nostra regione. Amalfi Corse, in Costiera parte il nuovo corso del futsal. Punta a migliorare il quinto posto dello scorso campionato di Serie C1 di Futsal, la SD Amalfi Coast Sambuco C5, realtà nata dalla fusione delle due società sportive della Costa d'Amalfi. A guidare la prima squadra è stato chiamato dal presidente Gennaro De Luise il napoletano Gennaro Rizzo, che sarà coadiuvato da Carlo Ruocco, giovane ravellese che ha guidato i bianco-blu lo scorso anno con l'ausilio di Antonio Vuolo, che invece tornerà a vestire la maglia di giocatori a tempo pieno. Sono felicissimo di essere qui e di aver scelto di aver fatto questa scelta, che è stata, come ho detto nella prima intervista all'annuncio, è stata dettata veramente dalla passione e dalle persone che me l'hanno proposta, che mi hanno veramente colpito. La società ha rinforzato inoltre la rosa con Enrico Fetta, 24enne fuoriclasse casertano, che nel mondo del futsal può già vantare presenze in Serie A con il Sala Consilina, e l'argentino Federico Duran, l'anno scorso in A2 con il Videoton Crema. A me, a prescindere dalla categoria, io credo molto, voglio lavorare soprattutto, anzi, con persone serie, e qui veramente ho trovato persone serie, a prescindere dal mister con il quale avevo fatto un accordo tra virgolette, che se fosse tornato ad allenare
sarei andato con lui anche in Serie D. L'auspicio per la nuova stagione del capitano Sergio Manzi. Siamo consapevoli di poter crescere, la società ci dà la possibilità di fare tutto questo e noi siamo pronti per competere e per giocarcela un po' con tutti quanti. Ripartono ovviamente in concomitanza con la ripresa del campionato anche le trasmissioni, presentazione della 13ª edizione del Bello del Calcio, che ritorna naturalmente su Televomero lunedì prossimo con Claudia Mercuri. Una nuova stagione di Passione Azzurra è alle porte. Da lunedì 16 settembre alle 20.50 su Televomero riparte il Bello del Calcio. Il format campano ideato e condotto da Claudia Mercurio, giunto alla sua 13ª edizione, amatissimo dai tifosi del Napoli, si ripresenta con un mix di novità e conferme. Quest'anno ci saranno tanti innesti nuovi, tra cui il nostro direttore Pierpaolo Marino, che sa tanto di calcio, ci fa il pieno di calcio, e poi ci saranno tutte le puntate degli innesti anche nuovi, per esempio ci sarà Oppini, piuttosto Massimo Giletti, piuttosto Franco Ordine, che già abbiamo conosciuto sulla nostra rete, Biasin e tanti altri, oltre ad una squadra che è già di per sé una meravigliosa squadra, composta da Francesco Modugno, Gianluca Gifoni, Ciccio Marolda, poi c'è sempre Roberto Rambaudi, Stefan Swok e tanti altri. La partnership con Televomero, che era alle 11, è stata una partnership meravigliosa dall'inizio e sono convinta che lo sarà anche quest'anno. Luca Sepe con la Melarido Band curerà la musica. Ospiti di spicco arricchiranno il programma tra opinionisti, giornalisti ed ex calciatori. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta a Napoli, ha partecipato anche il dirigente ex Napoli Pierpaolo Marino. Io spero che il Napoli, anzi pronostico che il Napoli possa avere una stagione felice, e sono qui perché voglio commentare la felicità della società, del pubblico, della squadra, nella quotidianità della squadra, e quindi sono qui perché voglio godere insieme a tutti gli amici napoletani e alla bellissima famiglia del Bello del Calcio. Quest'anno protagonista della trasmissione anche Stefan Swok, ex calciatore del Napoli. Perché quando parli della squadra per cui tifi, della squadra per cui hai giocato, della squadra di persone che ti vogliono bene, è sempre bello parlare, perciò sono contentissimo anche quest'anno di far parte di questa famiglia e cercheremo di far contenti e di far appassionare ancora di più, anche se è difficile, i tifosi del Napoli. Oltre all'appuntamento del lunedì, da non perdere anche Giochiamo d'anticipo, in onda il giovedì alle 21, condotto da Gianluca Vigliotti, per commentare le partite del Napoli e dare uno sguardo alla prossima sfida. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, continuate a seguire i nostri programmi. Noi ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.